mostrate il vostro valore. Achillon Wastes potrebbe essere l'ultima partita che andiamo a commentare questa sera, ma potrebbe anche non esserlo. Tutto è riposto nelle mani e nelle speranze su questo giovane Zerg tedesco del team Liquid. Se sperate di avere almeno un rappresentante europeo per le finali del BlizzCon di novembre, allora dobbiamo tutti insieme sostenere il giocatore del team Liquid, TLO! Ma dall'altra parte ha emozionato tutti con le sue lacrime per la sua giovane età, questo giovanissimo Protoss del team MVP, che vuole ripetersi e vuole strappare ancora una volta l'assegnone come vincitore di questo WCS Europa dal team MVP, Doc Deok! Arriva in questo momento un assimilatore da parte di Duck Deok, che quindi questa volta non partirà di Fast Forge Expand. Dall'altra parte invece TLO ha appena iniziato a posizionare la sua seconda Hatchery, questa volta prendendosi dei rischi, questa volta probabilmente non avendo visto la proba 14 che scautava, ha deciso di andare a posizionare immediatamente la sua seconda Hatchery. Potrebbe essere stata una buona scelta da parte di TLO, però dobbiamo vedere quelle che sono le intenzioni di Duck Deok. In questo momento arriva il Cybernetic Core da parte del giocatore coreano. Siamo a 2 minuti e 51 della partita. Continuano a muoversi i due, arriva immediatamente anche la terza Hatchery da parte di TLO, che quindi vuole giocare veramente veramente greedy, si sta andando a prendere dei rischi, specialmente considerando che il giocatore Protoss ancora non ha preso, non ha messo giù neanche il suo secondo Nexus, ma che invece continua a prendere gas da suo assimilatore. Siamo a 3 minuti e 28, mentre sta arrivando in questo momento la pull, quindi 3 Hatchery prima della pull contro un Gate Expand, o almeno quello che crediamo essere un Gate Expand, credo di sì, perché comunque Duck Deok non ha visto niente da parte del suo avversario. Ecco che TLO vede in questo momento il secondo Nexus che si è andato a posizionare quando siamo a 3 minuti e 58 di questa seconda sfida tra i due giocatori. L'epicità della sfida la potete sentire anche dalle nuote tuonanti della Guzzo Station, che ci fa capire quanto sia importante questa sfida per questi due giocatori, quanto sia importante riuscire a qualificarsi per il round 16 del WCS Europa, per i punti VCS, per la speranza di arrivare al BlizzCon, per la speranza di dimostrare a tutto il mondo che si è i numeri uno di questo eSports. Tanto in questo momento vengano posizionati immediatamente i due gate da parte di Duck Deok. Vediamo se arriverà anche un terzo. Per il momento il giocatore coreano è completamente all'oscuro di quelle che sono le intenzioni del suo avversario. Ma attenzione, perché sono stati posizionati altri 3 gate. 4 gate andranno a colpire TLO. Un TLO completamente all'oscuro di quelle che sono le intenzioni del suo avversario. Un TLO che a questo punto deve riuscire a capire quello che sta per arrivare. Un TLO che deve cercare anche di salvare questo sorvegliante. Si muovono i Ling vedono tutto. Sanno che ci sarà un 4 gate da difendere. TLO adesso è chiamato a una difesa che sarà certamente difficile. Ha perso anche un sorvegliante, si è andato a psi bloccare. In questo momento ha solamente 4 Ling, solamente 2 stanno arrivando, la terza base rischia di cadere, ma TLO deve difendersi se non vuole lasciare prima del tempo questi WCS, se non vuole deludere ancora una volta i suoi fan. È chiamato a una difesa che certamente sarà difficilissima da raccogliere, ma può riuscirci. 22 Ling in produzione, in
iniziano ad ingaggiare questi zeloti. Gli zeloti iniziano ad ingaggiare. C'è anche uno stalker. La speed ancora non è arrivata. Arriverà tra pochissimo. È arrivato però uno spine. È arrivato uno spine. Ci sono tanti ling. Iniziano ad attaccare questi ling. Vengano micrati ling. Sta aspettando probabilmente la chiamata di altri. Deve andare ad attaccare su questa base. Va ad attaccare su questo pilone. Ma il numero degli stalker è importante. Altri 14 ling in produzione. Non può perdere neanche un inject. Dovrebbe riuscire a portarsi a casa quel pilone, ma non ci riesce. Mettiamo la visuale ampia perché qui in questo momento l'attacco è da molte parti. Guardate come vengono micrati questi gruppetti di unità. 46 psi per Duck Dog, 59 per TLO. In grossa difficoltà in questo momento il giocatore del Team Liquid. Potrebbe cadere addirittura la seconda base. Stanno arrivando altri 14 ling, ma il numero degli stalker, degli zilot, è molto importante. Potrebbe andare giù questo pilone. Cade la natural. Potrebbe cadere la natural. Vediamo se si salva questo pilone oppure no. Cade il pylon. Cade il pylon, ma cade anche la natural. Cade il pylon, ma cade anche la natural. Attenzione, di Baneling potrebbero non riuscire ad arrivare. Baneling potrebbero non riuscire ad arrivare. Potrebbe arrivarne uno soltanto. Attenzione, perché Duck Dog sembra non poter essere fermabile. Attenzione amici, perché questa serata potrebbe essere molto più breve di quello che ci aspettavamo. Continua ad attaccare Duck Dog. Si è portato a casa una base. Potrebbe portarsi a casa anche una seconda base. In questo momento il numero dei lavoratori è 35 per TLO, 25 per Duck Dog. Ma se dovesse cadere quest'Hatchery sarebbe irrecuperabile la partita per TLO. Oh mio Dio amici, è caduta l'Hatchery. È caduta l'Hatchery. Potrebbe esserci la seconda sorpresa di questi WCS Europa. Prova con quei Baneling, ma non c'è niente da fare. È finita. È GG.